Nell'anno più travagliato per il settore turistico italiano, la Sicilia riparte da vacanze in sicurezza e riscoperte del territorio. L'estate 2020 sarà dunque la stagione in cui riprenderemo confidenza progressivamente con ritmi più abituali, tentando di dimenticare questi mesi di tempo sospeso e lasciandoci trasportare dal piacere della scoperta di luoghi, storie e tradizioni. Dalle località balneari ai siti storici, dalle città d'arte ai piccoli borghi c'è voglia di ripartire e soprattutto voglia di promuovere e valorizzare il territorio siciliano attraverso formule innovative e coinvolgenti, come l'iniziativa promossa dalla Proloco di Caltanissette e della 1-1 dal titolo Tasse & Win, che grazie a una rete di comuni, alberghi e B&B mette in palio 32 soggiorni assolutamente gratuiti, frutto della voglia di ricominciare e del desiderio di ospitalità di località tra le quali Palermo, Siracusa, Tormina, i magnifici borghi dell'entroterra, fino ad Agrigento, una delle capitali del turismo siciliano che quest'anno celebra i 2600 anni dalla fondazione. La città ha vissuto una lunga attesa che è stata l'attesa del lockdown, eppure anche nel corso del lockdown vorrei dire che il sistema turistico, ristoratori, tutta la filiera si è tenuta in costante contatto in attesa di una ripartenza e si è cominciato a programmare fin nel periodo di lockdown, e questo è un grande valore che dà un'idea di sistema. E quindi ripartiamo con un messaggio che certamente è un messaggio di sicurezza, nel senso che Agrigento può dire di essere la provincia siciliana, già in un contesto siciliano che non è stato particolarmente toccato dal virus. Agrigento è la provincia che in termini relativi ha avuto il più basso livello di contagi ed ha messo in piedi un sistema di sicurezza delle attività molto puntiglioso, molto scrupoloso. L'ospitalità e il sentirsi parte di una comunità per consentire al visitatore di immergersi totalmente nella cultura di un luogo, in sintesi il viaggio che diventa esperienza. Questa è la filosofia che sta alla base di Tasse & Win e che nel tempo gli ha consentito di ottenere grande successo. Non siamo sorpresi del grande successo che ha avuto Tasse & Win a livello globale, il grande interesse che ha suscitato in tutto il mondo, perché come la Xenia prevede che quando due amici si rincontrano lo facciano inizialmente scambiandosi un dono, così abbiamo voluto anche noi qui nel territorio dare un dono per riallacciare le file di questa meravigliosa amicizia che non si è mai spezzata, ma si è soltanto un po' allentata a causa di questo periodo del Covid-19, per cui aspettiamo i nostri ospiti, i nostri amici, quelli che vorranno poi diventare siciliani e agrigentini per qualche giorno, per offrire loro il meglio di quello che possiamo dare, cioè la terra, la natura, i paesaggi, i monumenti, la cultura e una gastronomia d'eccellenza. Oltre alla collaborazione dei comuni, per l'iniziativa di Tasse & Win fondamentale si è rivelata finora l'adesione delle numerose strutture ricettive che hanno messo a disposizione i soggiorni premio per i vincitori. Credo che chiunque si occupi di turismo e di accoglienza non può che essere ottimista. E quindi siamo pronti ad accogliere tutti, chiunque, da qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, da Milano, dalla Lombardia, da Bergamo. E anzi, non vediamo l'ora. Sono convinta che chiunque si metta in viaggio e voglia scoprire e conoscere il mondo e la gente lo farà con prudenza, come è sempre stato.